Ciao amici musicisti, tutto bene? Avete passato una buona settimana? Oggi siamo arrivati al settimo episodio di A Lezione con Maru, il format dove parliamo di teoria ed armonia musicale. Ci lasciamo quindi alle spalle l'argomento accordi relativo alle lezioni sulle triadi, quadriadi e relative armonizzazioni e torniamo a parlare di scale. Per la precisione, oggi parleremo della scala minore armonica. La scala minore armonica differisce da quella minore naturale esclusivamente per il settimo grado, che in questa nuova scala sarà maggiore anziché minore. Ma come mai si è avuta la necessità di creare questa nuova scala? Semplicemente perché, come ricorderete, grazie alla lezione sull'armonizzazione per quadriadi di una scala naturale, il quinto grado di questa scala sarà minore settima e risolverà su un accordo di minore settima. Per cercare di dare una risoluzione, diciamo, dal sapore più efficace, si è pensato questo escamotage di alzare appunto il settimo grado della scala minore naturale per diventare scala minore armonica, in modo tale che anche nell'armonizzazione di una scala minore il quinto grado possa essere trasformato in un accordo di dominante anziché minore settima. Se non ti è chiarissimo questo concetto, questo discorso che ho appena fatto, non ti preoccupare, perché tra un po' di lezioni inizieremo anche a parlare di armonia, oltre che solo di teoria. Detto questo, entriamo nel vivo dell'azione parlando della scala minore armonica. Come abbiamo detto, essa differisce dalla scala minore naturale esclusivamente per la qualità del suo settimo grado. Avremo quindi la tonica, secondo grado, terzo grado minore, quarto grado giusto, quinto grado giusto, sesto grado minore, settimo grado maggiore. Questo è lo schema attraverso cui costruiremo la nostra scala minore armonica. Tono, semitono, tono, tono, semitono, un tono e mezzo, un semitono. Proviamo ora a costruire la nostra scala armonica in tonalità di La. Un tono tra il primo e il secondo grado, La e Si, un semitono tra il secondo e il terzo minore, Si e Do, un tono tra il terzo e il quarto, Do, Re, un tono tra il quarto e il quinto, Re, Mi, un semitono tra il quinto e il sesto minore, Mi, Fa, un tono e mezzo tra il sesto minore e il settimo maggiore, Fa, Sol diesis, un semitono tra il settimo maggiore e la tonica, Sol diesis, La. Proviamo ora invece a costruire la nostra scala minore armonica nella tonalità di Do. Avremo quindi Do e Re, primo e secondo grado con un tono di distanza, Re, Mi bemolle, secondo, terzo, un semitono, Mi bemolle, Fa, terzo, quarto, un tono, Fa, Sol, quarto, quinto, un tono, Sol, La bemolle, quinto, sesto minore, La bemolle, Si, sesto minore, settimo maggiore con un tono e mezzo di distanza, Si, Do, settima maggiore, tonica, nel senso dell'ottava superiore ovviamente, ad un semitono di distanza. La nostra lezione finisce qui. Come al solito spero che ti sia stato tutto chiaro, soprattutto i discorsi all'inizio dell'azione riguardo il perché il mondo musicale abbia costruito questa nuova scala. Come al solito, nel caso tu avessi alcuni dubbi, non ti preoccupare, scrivimi pure delle domande nei commenti e io ti risponderò. Detto questo, come al solito, vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova lezione. Ciao e grazie! Thank you.